Scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano e San Benedettese. Buon pomeriggio da Sergio Catalani, dallo stadio Mancini di Fano per il big match della settima giornata di andata del campionato nazionale dilettanti Serie D Girone F. La capolista Alma Juventus Fano batti strada, 5 vittorie e un pareggio al cospetto della vice capolista, incappata in un roboante 4-5 con i cugini del Monticelli. Tutto pronto qui per l'inizio di questa gara. È incappato, noi lo seguiamo, attenzione con Marconi, c'è il fallo, vediamo, c'è il rosso, dovrebbe essere il rosso per Marconi. Fallo da ultimo uomo con l'espulsione di Marconi. Barriera a 9,15 metri, occasione per la San Benedettese. Ginestra preoccupatissimo e arrabbiatissimo, fischia il direttore di gara, parte il tiro e la palla termina in rete. Samba in vantaggio. Vediamo Nodari, vediamo Alex, mette nel mezzo Borrelli, va giù Borrelli, rigore, calcio di rigore per il Fano, calcio di rigore per il Fano. Andiamo Andreone Sivilla, parte Andrea, Andrea Sivilla, Andrea dalla bandierina, c'è Conson, vediamo il colpo di testa di Salvatore, una spinta netta, il gol della Samba, la spinta, un'altra spinta. Favo alla caccia del pallone, c'è però fuorigioco Titone, era in fuorigioco Titone, incredibile, Titone solo e gol, ancora è fuorigioco, ma è fuorigioco, incredibile. Rigore per la Samba, parte Barone, il tiro, il gol, il 4-1 per la Samba Benedettese, Ginestra intuisce, sono 4 per l'Alma, doppietta per Barone al minuto 20, c'è Gucci in posizione regolare, vediamo Gucci, va giù, non c'è fallo, non c'è fallo su Gucci, eccolo qua il fischio, finisce così, bravo arbitro, dice la curva in maniera ironica, finisce così, la Samba maramaldeggia sul Fano, c'è tanto da rivedere, soprattutto l'espulsione di Marconi in apertura, vince la Samba, Samba grande squadra, ma la Samba doveva fare certamente i conti con il Fano per questo campionato.